tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. Tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. Ci siamo! Sono le 21.36, Paul, lo so. Ma hai anche ragione, siamo un po' in ritardo. Ma in realtà non è tanto colpa mia quanto colpa del server di Twitch che non mi faceva partire la live alle 21.30 precise. Ma va bene. Voglio ringraziare tutti quelli che sono già qui. Jeffy, Skepic, Paul, tutti quanti. Grazie mille, ragazzi, per essere già online. Io ho messo un po' di musichetta così, anni 80, come si dice. Giusto per prepararmi un pochettino, perché c'era l'aggiornamento di Horizon. Nel mentre che aggiornavo un po' di musichella, come si dice, dei miei tempi. Ciao Luca intanto, anche a te, benvenuto. Questo su un po' di musichella vecchia, ma andiamo su Horizon direttamente. Andiamo a vedere un pochettino dove eravamo arrivati la volta scorsa. Eravamo andati a aiutare il Calo Erand, lì come si chiama, a vendicare su sorella, che abbiamo visto alla fine che... non era esattamente morta, era un po' un complotto, era. Però poi alla fine è morta lo stesso, quindi... che cavolo serviva andare a pigliarla così? Non lo so. Quello che posso dire è che dobbiamo ancora andare dal vecchio caro Olin, quello che avevamo incontrato alla prova per entrare nella tribù. È quello che poi ci ha praticamente venduto ai cultisti, quelli che ci hanno cercato di fare il culo. Non a caso si chiamano cultisti, qualcuno direbbe. Comunque sia, dobbiamo andare a cercare questo bel tizietto che praticamente col suo auricolare Bluetooth, come lo chiamo io, il suo focus, ci ha ripreso e ha dato praticamente la nostra immagine a quei bastardi assassini per farci fuori. Dobbiamo capire il perché questo, anche perché... forse sa qualcosa su quella donna che abbiamo visto all'interno della montagna. Quella donna che ha il 99,7% uguale a noi come DNA. Quindi forse è nostra madre. Boh, non lo so, è tutto ancora un po' oscuro. Ma è bello che sia così anche. Intanto, fammi vedere cosa stanno scrivendo. Non rire, è colpa di Ball, dice Luca. È sempre colpa di Ball, come direbbe Benji. Intanto cosa diventa un parrucchiere senza l'H? Parrucce... oh mio Dio. Kepik, devo preparare anche per te la cosa, la risata di... come si chiama? Di Tidus, aspetta.
Te la devi avere pronta da qualche parte? Fai vedere un pochettino. Tanto mentre che carica qua il coso. Eccoti qua la risata di Tidus, che è epic per la battutona. Fammela sentire. Perfetta, ci sta sempre con ogni battuta. le rende meravigliose, le rende, anche se sono magari non di alta fattura, diciamo così. Intanto mi manda qualcosa Paul. Allora, Jeffis mi dice, me lo consigli come gioco, ho paura che mi stufi subito e che sia prima di contenuti. No, i contenuti ci sono, Jeffis, però dipende. Ad alcuni questo tipo di contenuti non piace perché sono molto simili, sono quest, che comunque sia devi andare in un punto, magari ammazzare qualcosa o parlare con qualcuno e poi completi la quest. A qualcuno possono sembrare ripetitive, ad alcuni invece possono piacere, dipende un pochettino dal tuo modo di essere, dal fatto, per esempio, se ti piace The Witcher, se ti piace Final Fantasy XV, se ti piacciono le quest di quel genere, dovresti essere a posto più o meno come gioco, perché il gioco è bene o male molto ampio. Le quest ci sono, non sono tantissime, ma c'è tanta roba da fare, c'è comunque. È un gioco molto lungo, se non fai solamente la storia principale. Dipende un pochettino da quello che piace a te, Jeffy, se sinceramente. Non ti stufare che poi ti scaldi... Oh mio Dio, che epic, stai diventando come Erro. Erro adesso manca, ma forse dopo torna. E anche lui ci delizierà con delle battutone proprio di quelle da smascellarsi, come diceva un famoso cabarettista. Intanto Paul mi ha già mandato una canzoncina. Cacchio ragazzi, oggi siete già in tanti, quindi accontentiamo subito Paul e vediamo un pochettino che cosa mi ha mandato. Intanto vedo un pochettino che cosa devo fare qua come missione. Che cos'è sta roba, Paul? Cos'è ste zoccole che vedo nel video? Oddio, Heinz Fai Polizai mi hai mandato, Paul. Heil! Cazzo, questa l'ascoltavo quando avevo tipo 14 anni, Paul. E già ti saliva tipo il coso, il nazismo. Heinz Fai Polizai! Santo cielo! No, no, basta. Basta che sennò poi mi tocca davvero gasare qualcuno. No, oh mio Dio. Guarda un'app che ogni 3 minuti mi manda una notifica con una freddura, dice Luca. Cazzo, fortunatello Luca, complimentoni. Allora, via via, non divulghiamoci troppo in robe del genere. Io devo trovare questo all-in allo scavo, devo trovare. Che non l'ho trovato prima. Non l'ho trovato nella scorsa streaming perché ho aiutato il caro vecchio Erdin, come si chiama, a trovare su sorella. L'abbiamo trovata, ma purtroppo ha fatto una brutta fine, ha fatto. Perché praticamente in questa città meridiana c'era un vecchio re molto carino che non faceva altro che praticamente rapire quasi letteralmente le persone e sacrificarle al dio sole per cercare di fermare le macchine. Cosa abbastanza stupida perché non è mai successa, le macchine non si sono mai fermate. E allora cosa è successo? È intervenuto il fratello che l'ha ammazzato e ora praticamente il fratello ha abolito tutte queste leggi stupide di sacrificio e varie minchiate. E ora la città è in pace, solo che ci sono alcuni Karja, che è il popolo di questa città, alcuni Karja che sono ancora affezionati al vecchio caro re. E proprio per questo cosa fanno? Continuano a rompere un po' i coglioni. E queste belle personcine hanno rapito una delle soldatesse capo a quelli che sono i mercenari che stanno d'ordine qua a Meridiana. L'hanno rapita. Il problema è che però l'hanno fatta passare per morta. Non era morta, siamo andati a recuperarla. Però è morta comunque nel tentativo di salvarla. Quindi era un po' una missione che non ha portato a niente. Ma la missione che ci importa veramente è quella di Olin, quella di quel bastardo che vi dicevo prima, che ci ha venduto un po' i nostri aguzzini. Bellissima, la canto sempre. David, ciao, non ti avevo visto. Allora, aspettate un attimo che c'ho un po' il cavo delle cuffie a minchia. Ok, qua c'è un'altra quest secondaria intanto. Vediamo un pochettino cosa vogliono. Nel mentre che vado a cercare Olin allo scavo. Che ricordo che siamo andati a casa di Olin qua a Meridiana una streaming fa. Abbiamo trovato un pochettino di informazioni su dove trovarlo. Intanto io devo trovare invece la mia acqua. Dove è andata? Straniera. Eccola qua. Non mi serve un mercenario, ma un miracolo. Devo sapere chi ha ucciso i miei uomini. Sono brava con...